Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate negli Uncut. Uncut anche questa settimana di domenica. Ma mi perdonerete per una buona causa perché ehm, venerdì, scusate, è stato il matrimonio di mia sorella. E quindi sono stata un po' impegnata sabato. Oggi, eh, quando registro il video, ho finito di parlare da più o meno un paio d'ore al Festival Città Impresa di Vicenza. Ringrazio tutti per essere stati presenti, soprattutto l'organizzazione, per avermi invitato a un bellissimo dibattito sul passaggio generazionale. Oggi, in questo uncut, tardivo, perdonatemi, ma vi prometto che non diventerà un'abitudine, anche perché mi piacerebbe inserire anche qualcos'altro, insomma, la domenica nel palinsesto. Um, oggi vorrei parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, sposto un attimo la telecamera, scusatemi, ok, eh, un po'... Un po' meglio la luce, sì. Um, che è il greenwashing delle emozioni? Ho parlato di questa cosa con un'amica. Eh, qualche settimana fa è uscita in una conversazione. Il greenwashing delle emozioni fondamentalmente ehm, è una pratica che io sto vedendo molto diffusa ehm, in questi mesi, soprattutto durante la pandemia e, soprattutto appunto, durante il lockdown e comunque in generale ehm, in questo 2020. Il greenwashing delle emozioni in realtà ha le sue radici in tempi molto più antichi di quelli della pandemia, ma ha trovato terreno incredibilmente fertile. Che cos'è secondo me il greenwashing delle emozioni? Sono quelle emozioni plateali, quelle emozioni sdoganate, quelle emozioni uh, strumentalizzate per creare qualcosa. Ora qualcuno di voi direbbe: Ma tu che sei la fan delle emozioni! E il coming out emotivo e la verità, certo. Infatti, il greenwashing delle emozioni, come tutto il greenwashing possibile e immaginabile, si sì, può prendere le mosse da delle difficoltà, delle cose brutte, ma poi è sempre qualcosa di meraviglioso. Il greenwashing delle emozioni è quella patina che certe persone hanno nella loro narrativa che le fa sembrare degli eroi, delle eroine che. Non, non arriva mai realmente in profondità di chi sono questi soggetti. Il greenwashing delle emozioni parte e passa tantissimo, eh, parte secondo me da questioni personali, probabilmente non risolte, questioni legate alla persona e, e alla vita, no? di, al vissuto di ognuno di noi mm, e questo ce l'abbiamo un po' tutti. Poi bisogna certamente valutare quello che è il dopo, quello che è la parte successiva. E la parte successiva è affrontare determinate difficoltà o costruire dei castelli di carta, di sabbia, di vento, quello che volete, per eh, dare delle risposte compensatorie. Non voglio andare avanti in questa analisi perché non sono una psicologa, ma credo che Giulia disegna. Eh, se, se ascolterà questo video, eh, potrà dare una, una sua, e magari ne parleremo in una delle puntate di No passa Nada Che, tra l'altro, è tornato, quindi c'è il link qui in descrizione del video, andatevelo ad ascoltare. Um, credo che fondamentalmente il tema sia proprio il passaggio di questo greenwashing delle emozioni che diventa tale quando soprattutto viene sdoganato e quando eh, si crea sui canali social un'immagine delle persone che non corrisponde nella maniera più assoluta a quello che sono nella realtà. Insomma, una maschera, l'ennesima maschera, io non sono una fan di Pirandello, non sono una Pirandelliana, lo sapete, però, e se non lo sapete lo sapete adesso, però ci, credo che la passione del teatro del, di questo maestro sia davvero eh, adatta in questo momento da citare, perché realmente... Um, è come se queste persone avessero una quantità di maschere infinite che poi non, um, non si riesce più a capire no? quali, quali, qual è la verità e quale non è la verità. Um, un altro modo che ho per definire eh, questo, 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 questa cosa, questo uh, modo di presentarsi, sono i vuoti a rendere emotivi. E questa cosa è una ne ho parlato nello scorso video, ed è una cosa che si vede molto ultimamente, soprattutto durante la pandemia. Questa grande voglia di uscirne migliori o al contrario, di polemizzare sull'aspetto di uscirne migliori e di fatto rimanere sempre le stesse bieche persone con la visione di corto periodo, ehm, con l'incapacità di empatizzare con gli altri, di avere un rapporto con gli altri che possa essere eh, vero, no? E non dettato da una... Da un, da un dettame di interesse, da una, da una circostanza in cui, ehm, come posso dire, ehm, ci sia un vantaggio per il sé, magari non per l'altro, in cui magari l'altro è distrutto. Ehm, questo porta a una tossicità delle cose. Io ho parlato anche dei ritorni durante la quarantena. Ehm, quando siete presenti nella vita di una persona... Tornate, io ne ho sentite tantissime di queste storie, soprattutto con la scusa della quarantena, che sicuramente è stato un momento che ci ha un po' sballinato. Um, non si pensa che dall'altra parte ci sia qualcuno e a volte davvero basta pensare. Dall'altra parte c'è qualcuno chissà come può reagire, no? E. Alle volte se, come dire, mh, non si può fare altrimenti probabilmente è meglio evitare determinati contatti e evitare determinate situazioni. Ho letto un bellissimo post su uh, una pagina Instagram che vi consiglio, è su Twitter, è un po' ovunque su tutti i social, che si chiama We are not really strangers e uh, non siamo davvero sconosciuti. E, um, è una pagina bellissima per il coming out emotivo, ve la consiglio. Magari poi, quando editerò il video, lo met la metterò in descrizione. E comunque, eh, quindi, -E -R -R è comunque l'acronimo quindi WRNRS. È bellissima, bellissima pagina che diceva solo perché stanno tornando loro, quindi un'entità un, un generale, they, non significa che dovete farli rientrare. Just because, because they're coming back doesn't mean you need or you have to let them back in. Quindi eh, la necessità anche di creare delle eh, così, dei confini, dei limiti, del, non mi piace la parola limiti, ma dei confini che mh, ci possono proteggere in un certo senso da tutto questo magari non è una parte di greenwashing emotivo perché non è fatta per sembrare bravi, belli, gentili, e simpatici, generosi e magnanimi. Magari è una cosa che viene fatta per un vuoto a rendere emotivo, una emozione che siccome non riusciamo a gestire da soli, gest la, la diamo a qualcun altro, la mettiamo lì evitando di pensare e cercando di dimenticarci che dall'altra parte anche l'altra persona avrà la sua emotività. Quindi vedo questi due fenomeni potenziarsi durante questo periodo, soprattutto ultimamente rispetto anche a delle, così, alla quarantena. E sinceramente io un po' ne sono schifata perché umanamente ho anch'io delle reazioni, eh, in realtà, soprattutto quando non riguarda me, perché se riguarda me un po', ci cerco di passare sopra. Quando lo vedo fatto esternamente mi dà ancora più fastidio perché è come se lo riuscissi a vedere con una distanza naturalmente più, mh, più lunga e quindi forse anche più chiara. No? Io eh, ho citato purtroppo nella morte di Filippo D'Averio, la mia professoressa di storia dell'arte, che diceva sempre che un quadro bisogna guardarlo da lontano per capirlo. Ecco, io come se guardassi questi quadri da lontano e distanziarsi dalle cose, spesso anche a noi fa molto bene come esseri umani sulle nostre stesse cose. Quindi. Chiudo questo video eh, con i consigli per gli acquisti, ovvero come riuscire a togliersi da queste cose e allontanarsi. Eh, credo che da un punto di vista personale serva proprio un check con noi stessi. Purtroppo, tante volte chi perpetra un certo tipo di atteggiamenti ne è consapevole. Um, se non è consapevole significa che non lo fa in cattiva fede gli manca un pezzettino così per arrivare alla consapevolezza di evitare determinate situazioni quindi se siete i carnefici di questa cosa, pensateci due volte e la, la prossima volta cioè fatevi solo una domanda, chiedetevelo e io credo che la risposta in realtà ce l'avete già all'ottavo, quasi nono minuto del video, già in testa da un po'. Uh, se lo state subendo vale la stessa cosa, probabilmente già lo sapete, um, abbiate la forza di crearvi dei confini, abbiate la forza di decidere che lo spazio è il vostro e non perché il momento è particolare, dovete essere infermieri e crocerossini. Eh, di turno, perché quelli esistono veramente, e fanno il loro lavoro, ma se voi non lo fate, evitate, perché eh, non, è, non è assolutamente auspicabile farlo da amatori e da amatrici. Quindi, um... Provate a eh, cambiarvi gli occhiali quando visualizzate determinate situazioni, chiedetevi veramente come state. Perché, sia che state subendo greenwashing emotivo da persone che magari non lo dirigono direttamente a voi, ma allontanatevi, defollowate, lasciate stare, lasciate correre, non sono affari vostri. E voi non potete cambiarla, quella, quella cosa lì, non potete creare un cambiamento. Eh, potete non perpetrarlo e potete cercare invece per quanto riguarda. Um, e non promuoverlo per quanto riguarda i vuoti a rendere emotivi quindi fermatevi un attimo per quanto riguarda i vuoti a rendere emotivi ragionate se state facendo questo tipo di uh, di, di percorso con qualcuno e se avete dei dubbi chiedeteglielo se avete un rapporto sincero probabilmente ve lo dirà chiedetevi se lo state facendo buttandolo su qualcos'altro io nello scorso video ho parlato um, di alcune problematiche che mi sono così sono sorte di nuovo nella mia vita perché comunque il periodo è quello che è e probabilmente anche quelli in un certo senso sono vuoti a rendere emotivi se li avessi lasciati lì, solo che un conto è buttarli su un proprio disturbo, un conto è gettarli sugli altri. In entrambi i casi forse abbiamo bisogno di parlarci un pochino di più e, e di entrare un po' più nella consapevolezza del se e della consapevolezza del se ehm, non perdiamo tanto tempo sui se, cerchiamo di darci una risposta. Eh, pensiamo un po' di più al se, cerchiamo di capire che ehm, nessuno ha diritto di lanciarci questi vuoti addosso e soprattutto non siamo noi in diritto di farlo con gli altri. Ehm, stiamo tutti male, stiamo tutti male, come ha detto la mia carissima amica Silvia: non c'è una persona che in questo momento si senta bene. Evitiamo di peggiorare la situazione buttandoci addosso la merda l'uno dell'altro, per cortesia. Stop whining.